Gentile installatore e manutentore, oggi Repurchem Tecnologie per l'Acqua vi parla dei fluidi per la pulizia e protezione degli impianti termici di riscaldamento. Ben sapete che oggi, nel caso di sostituzione di un generatore di calore, è fondamentale fare un lavaggio chimico del circuito per poter garantire la massima efficienza del rendimento. Il lavaggio viene fatto appunto per preservare questo e viene imposto anche da una normativa vigente. È buona norma quindi utilizzare un prodotto adatto e specifico al risanamento dell'impianto. La nostra soluzione è Rilsan, un prodotto a base di grassi animali e vegetali che vi permette di fare un lavaggio del circuito chiuso utilizzando un litro di prodotto ogni 100 litri di acqua di impianto, cioè una bottiglia di questa ogni 100 litri di acqua di circuito. Si carica semplicemente da un radiatore o dalla caldaia in un punto dove ci sia appunto un attacco sull'impianto e va lasciato circolare con la pompa di caldaia o con una pompa esterna per qualche giorno. Per poterlo versare poi c'è un comodo indicatore di livello laterale che vi permette di individuare anche il decimo di litro. Una volta che si è fatto circolare per qualche giorno l'acqua nel circuito, si provvede a scaricare il prodotto e a fare un ottimo risciacquo semplicemente con acqua. Questo per quanto riguarda la bonifica del circuito. Poi occorre provvedere al mantenimento. Quindi il mantenimento di un impianto ad alta temperatura, quindi a radiatori o a fan coil, viene utilizzato il nostro prodotto PassFilm. Il prodotto PassFilm cosa fa? Fa da antincrostante e crea un film protettivo su tutto l'impianto termico. Questo vi permetterà di mantenere il rendimento dell'impianto invariato. Questo prodotto va lasciato un litro ogni 100 litri contenuto all'interno del circuito. Se invece il nostro impianto di riscaldamento è un impianto a bassa temperatura, quindi un impianto radiante o comunque che abbia anche l'integrazione tipica degli scaldasalviette nei bagni, si usa il prodotto Determ. Determ è sempre un antincrostante filmante con l'aggiunta di un antialghe. L'antialghe serve per far sì che non ci sia una proliferazione dell'alga tipica degli impianti a bassa temperatura che va a ostruire i passaggi e quindi diminuisce il rendimento dell'impianto. Anche Determ, come tutti i prodotti elencati, va inserito nel nostro circuito termico un litro ogni 100 litri, quindi vi ricordo una bottiglia di queste protegge 100 litri di acqua di circuito.